Amico mio, sii sincero, ultimamente le grandi software house, i grandi produttori di videogiochi che negli anni abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare, beh, stanno facendo schifissimo, cagarissimo. Ubisoft con i suoi titoli, Electronic Arts con BioWare, dopodiché abbiamo Bungie che non se la cava molto bene, abbiamo Rocksteady che crea titoli che non è in grado di portare avanti e che falliscono subito dopo. Insomma, posso portarti avanti e posso parlarti di tante di quelle software house importanti e carismatiche che metà basta e una dopo l'altra sta fallendo. Sta fallendo perché non riescono più a inventare, stanno fallendo perché puntano su progetti un po' troppo sicuri, stanno fallendo perché essenzialmente, beh, sono diventate vetuste in un mondo di quello, come quello dei videogiochi, che invece richiede innovazione tecnica o comunque richiede di reinventare alcuni stili, alcuni giochi. Bene. Quest'oggi voglio portarvi in giro per il mondo, in giro per importanti software house che non avete mai sentito nominare e che stanno facendo giochi incredibili, come quello che stai vedendo in questo preciso momento. Si chiama Wuchang, uscirà nel 2025, è stato presentato solo pochi mesi fa, ma come vedi è già una demo, già bella costruita, già bella fatta, e ti dimostra essenzialmente cosa il titolo è in grado di portare avanti, ed è portata avanti da un team come Linzi. Sono dei cinesi che nessuno ha mai sentito, fanno parte di quei progetti cinesi che molte volte tendo a parlarti qua sul mio canale, e che improvvisamente vengono fuori con la loro idea, e questa idea piace, fa visualizzazioni, è interessante, e poi si assiste a casi come Wumit Wukong, che è in grado di piazzare in poco tempo 20 milioni di copie in tutto il mondo. Bene, quest'oggi alla scoperta di titoli come questo, spettacolari e unici. Benvenuti su Top Off. Ora ci spostiamo in Francia di un titolo come Clair Obscur Expedition 33, che io vi ho parlato e vi ho portato qui solo pochi giorni fa, perché finalmente è emerso un gameplay, ed è un gameplay davvero molto spettacolare. Sembra un JRPG ma creato da francesi, con gioco a turni e improntato in maniera importante anche sul Quick Time Event. Insomma, capite che sta mettendo qualcosa di nuovo in generi che, come i JRPG a turni, che difficilmente riescono a innovare. E ancora una volta non si tratta di Ubisoft, non si tratta di Electronic Arts, non si tratta di Sony, Nintendo, Xbox, ma bensì Sunfall Interactive. Mai sentiti? E ci credo, è il loro primo progetto. Death again. We'll break the cycle. So she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean we're the only ones left?
Ed ora The Lost Wild. Eh sì, fa cadere la mascella. Eh sì, stai vedendo un trailer in Unreal Engine 5. Eh sì, è stato cofinanziato da Annapurna per alcuni sviluppatori come Great Ape Games. Sappiamo, Annapurna tende a dare soldi a progetti sperimentali, a software house che hanno grandi idee. E questa è una grande idea nuova e innovativa. Dobbiamo aspettarlo con trepidazione e in attesa per il 2025. Ed eccoci ad un altro titolo che mi fa sempre domandare del perché, ad esempio, Ubisoft ha smesso di provare a darci anche dei progetti relativamente piccoli, relativamente particolari. Non so se vi ricordate, ma Ubisoft e tante altre software house, come anche Electronic Arts, la stessa Xbox, la stessa Sony, davano la possibilità a tutti di poter mettere un loro piccolo titolo all'interno del loro store. Mi viene in mente I Am Alive o Children of Fate, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ne abbiamo quanti ne vogliamo. No, le software house improvvisamente hanno cancellato completamente questi titoli, questi progetti, per puntare a open world più grandi, a sempre il solito Assassin's Creed fatto una volta all'anno, che doveva essere sempre più grande, ma essenzialmente poca innovazione. Bene, a vedere un titolo del genere sparatutto cazzarone, mi viene da chiedermi, a domandarmi: ma perché non si possono dare anche un 50 milioni, 40 milioni a questi sviluppatori, che tranquillamente non è costato così tanto un videogioco? No, meglio buttarli ad esempio sul titolo della Suicide Squad, che ne è costato 200 e non ha fatto ritornare niente. Meglio spenderne altri 200 e passa per Concord, vero Sony PlayStation? Bene, questi titoli hanno un budget piccolo, quindi rischi di perderci davvero molto poco, e allo stesso tempo ricordiamoci che potrebbero portare innovazioni in titoli molto più grandi. E mi soffermo sull'ultimo titolo di questa classifica, uno di quei titoli, credo il primo a rientrare nella nostra nuova playlist all'interno del canale, nella quale mi addentravo nel mondo della Cina con furore per cercare di portarvi videogiochi diversi, freschi, e che da lì a poco sarebbero usciti. Bene, questo doveva uscire tanto tempo fa, poi dalla Real Engine 4 è passato alla Real Engine 5, ma sembra che finalmente questi sviluppatori possano far uscire il loro primo titolo, e sembra anche che l'abbiano migliorato in maniera drastica dal punto di vista del gameplay e dal punto di vista della grafica. Guardate, i combattimenti sono molto stilosi anche dal punto di vista grafico, è quasi tutto cambiato, migliorato, shader, effetti di luci, ombre, agilità, anche da un certo punto di vista registico di un determinato livello. Ecco, quella volta mi ricordo perfettamente che molti di voi mi dissero: guarda che questi giochi dubito che riusciranno ad arrivare da noi, ok? E invece stanno arrivando, e questo potrebbe essere uno di quei titoli evoluzioni di Devil May Cry che per tanto tempo abbiamo aspettato e nessuno è mai riuscito a darceli. Quindi quest'oggi abbiamo davvero scoperto titoli nuovi, freschi e innovativi. Spero vivamente che portino la freschezza che tanti noi videogiocatori stiamo aspettando da ormai troppo tempo e che gli sviluppatori non ci stanno dando più. A un prossimo mega video. Ciao!